di Gregorio, innanzitutto volevo sapere quanto il successo del primo film ha influito sui punti cardine di questa opera seconda, Gianni e le donne, compresa la signora Valeria qui presente. Ma dunque, ero un po' preoccupato del secondo film, come sempre avviene, perché lì ho sentito un calore, un successo, quindi devo dire un po' mi ha dato coraggio il fatto che io lo sentivo molto questo film, questa storia da raccontare, quindi mi ha giustificato a muovermi. Poi ci sono state tante sorprese, come dicevi, la mamma è rispuntata. C'era la mamma nell'idea, ma era un personaggio minore, un ruolo così. Invece è diventata preponderante, ma proprio perché evidentemente la figura di mia madre, quella vera, è sempre viva e vegeta, quindi domina da tutte le parti. E poi diciamo quello che ho capito, no? Perché la domanda mi piaceva, quello che ho capito è che comunque la strada poi di raccontare delle cose facendo ridere ha funzionato lì, mi si confà, è una mia maniera, quindi io sono andato su quella strada. Si ride molto, però c'è anche un sentimento di malinconia di fondo. Sì, c'è e ci tengo anche a quello. Infatti cercavo di bilanciare un po' le due cose, perché ci sono dei momenti di malinconia piuttosto feroci anche. Qualcuno mi ha detto, sei feroce con te stesso. Dico, vabbè, tanto. E quindi, diciamo, questo bilanciamento sì. Certo, ci tenevo che avesse un clima ridanciano e allegro, questo sì. Proprio per fare passare quei momenti. Signora Valeria, lei come si è ritrovata in questo, di nuovo a fare la mamma di Gianni? Se mi sono ritrovata benissimo, lo dico subito perché, avendo fatto il pranzo di Ferragosto con lui, che mi sono trovata bene, a mio agio, com'era, eccetera, quando me l'ha proposto ho detto con Gianni lo faccio volentieri, tanto più che sapevo che l'aveva scritto lui, capito? Quindi oramai avevo preso la ire e l'ho fatta, e ho fatto la mamma, però con naturalezza, come mi sentivo di dire e di fare, non seguendo una recitazione, capito? Così, come va, io lo dico, è andata e così. E lei, sullo schermo è sempre lei. È sempre lei, la cosa bella. E il figlio mi è piaciuto molto, anche perché io potevo dire quello che volevo, capito? Anche se ero... Come tutte le mamme, insomma. Era scritto sul contratto che poteva dire quello sì, che voleva. Sì, ma il contratto era niente, quasi niente. No. Sì, lo può fare. No, quello sì. Proprio. Allora, lei nel film è praticamente circondato da donne che tratta però sempre con massimo rispetto, mentre tutti i suoi amici hanno le amanti, hanno queste relazioni, la incoraggiano a farsi, insomma, queste storie estemporanee, lei mantiene sempre un certo rispetto della donna. Allora, volevo sapere qual è il suo rapporto con le donne nella vita e quanto è importante in un periodo come questo, in cui la dignità della donna è stata messa molto alla berlina, nel panorama politico italiano in questo periodo, un film del genere. Io non calcolavo che diciamo arrivasse proprio in questo momento, non ci pensavo, però devo dire che sono anche contento adesso di questa, perché per me è naturale avere questo tipo di omaggio per le donne, di devozione e di rispetto, no? È molto naturale. Io continuo a pensare che sia normale, che molti uomini millantano e secondo me, io vedo i miei amici raccontano un sacco di balle e poi di fatto stanno come me, io dico, ma allora? Cioè, millantano molto, quindi la mia speranza è appunto, siccome è quella di parlare dell'uomo comune, io credo che sia molto più diffusa questa, che non è una malattia questa, probabilmente è una malattia quella di non accettare il tempo che passa, no? Io non volevo però arrivare, però certo il messaggio è questo in qualche maniera, più è delicato più è devastante la contrapposizione, ho capito che è un po' così. Però io ci tengo a questo, a parte la mia visione, ma non credo che sia la mia visione, è una visione diffusa nelle masse, in quelli che non hanno una lira. Dei signori, diciamo la verità. Sì. E il suo rapporto con le donne? Sì, il mio rapporto con le donne è ancora più di devozione nella vita che quello che abbiamo visto nel film, perché qua mi sforzavo. Il mio rapporto con le donne, io amo tantissimo le donne, però mi sono fidanzato giovanissimo.
sono stato 10 anni con una signora, poi il tempo, le cose cambiano, ho conosciuto un'altra, ho lasciato quella e mi sono sposato quell'altra, insomma una fantasia vaga, capito? Quindi diciamo i fatti sono veramente pochi, però diciamo la sostanza dei sentimenti, la qualità dei sentimenti è stata alta, per cui io sono contento della mia vita, non rimpiango nessun numero, ecco.